Allora, vediamo un po'. La G che andiamo a provare oggi purtroppo non è questa, il 4x4 al quadrato, non è nemmeno questa, il 6x6, anche se sarebbe bellissimo, però potrebbe essere una sorella di quella, ovvero la nuova generazione della classe G. Faccio anch'io un pochino off-road prima di arrivare al mio classe G, vi faccio vedere anche questo, che in realtà è un 500, quindi con il motore vuoto. Volendo, lì dietro ai classe V ci sarebbero anche gli MG, magari ve li faccio vedere più tardi, ma oggi proviamo questa, ovvero la nuova versione con il motore 400, quindi il diesel. Si chiama G400D, con il diesel 6 cilindri in linea, 3000 di cilindrata, 330 cavalli a 3400 giri. Per cui si amplia la gamma del classe G andando nel mondo del diesel, mantenendo però tutte quelle che sono le caratteristiche tipiche di questo nuovo modello, quindi 4,81 m, 1,93 m di larghezza, 1,96 m di altezza, 1,97 m, quindi è altissima, è più alta di me, e ovviamente si uniscono a tutta questa cosa prestazioni che sono direi superiori rispetto al diesel che abbiamo visto sino ad oggi, ovvero il 3,50, visto e considerato che la vettura adesso fa da 0 a 100 in 6 secondi e 4 210 km orari di velocità massima. Una vettura bellissima, mi piace un sacco la G, c'è dal 1979, ha viaggiato tanto nel tempo, tanto da essere definita stronger than time, perché il tempo non l'ha assolutamente rovinata, anzi il tempo l'ha migliorata e l'ha resa, guardate un po' là cosa fa, vabbè, e l'ha resa secondo me ancora più bella. Guardate un po', questa è il G63, così ve lo faccio vedere, ne approfitto, con 585 cavalli. Qui c'è il motore che troviamo anche sulle MG GT, c'è anche tutto un programma di personalizzazioni delle vetture che potrebbe portare in futuro anche alla realizzazione di un oggetto come quella lì, come la Landaulet, che adesso ve la faccio vedere. Guardate che roba, questa è una vettura veramente da sceicco, ne hanno fatti 99 esemplari, credo costasse tipo 650.000 euro. Guardate un po' com'è fatta. Questa ha 12 cilindri da 600 cavalli, non ve la faccio nemmeno vedere davanti, questo è il modello vecchio, però non ve la faccio vedere nemmeno vedere davanti, questa Maybach Landaulet, però ve la faccio vedere dietro. Guarda un po' come si arriva a personalizzare queste macchine, cioè sono veramente degli aerei di business class su quattro ruote. Che meraviglia. Va bene, però non parliamo ancora di questa macchina, nel senso di questo modello, forse magari arriverà anche nella nuova generazione classe G, ma parliamo appunto del G400 che si affianca con questo diesel. Tutti dicono diesel, in realtà il diesel su questo tipo di vetture è perfetto come tipologia di motorizzazione, a valori di coppia che sono assolutamente in linea con le esigenze di un vero fuoristrada, perché di vero fuoristrada si parla col classe G. Appunto 700 Nm a 1200 giri di questo 3000 permettono veramente di sfruttare al massimo quello che è il potenziale del cambio 9G-tronic, che è anche le ridotte, permettono di sfruttare al massimo anche l'efficienza del motore a gasolio, visto e considerato che nel ciclo di omologazione dichiara 9,6 litri di gasolio ogni 100 km. È vero, il valore di ciclo di omologazione è sempre un po' distante da quello che è la realtà, però di fatto con questa classe G secondo me a 11-12 litri per 100 km si può viaggiare anche nella realtà. La bellezza però di questa macchina è la possibilità di personalizzazione estrema, perché veramente potete personalizzarla in tutto, fuori, dentro, ed è questa una delle grandezze secondo me di Mercedes, ovvero che riesce anche in queste linee di prodotto che sono mettiamola così, non solo nelle vetture di grande serie c'è la personalizzazione, lì è ancora più difficile, ma anche in quelle di piccola serie come questa che viene realizzata qui a Graz, beh, riescono a fare delle personalizzazioni che sono veramente degne della classe S, a parte l'impianto audio della Burmester, ma troviamo fibra di carbonio, troviamo pelle, guardate che bello anche l'abbinamento di questi due colori, il bianco, boh, non lo so, per una vettura fuoristrada probabilmente è sin troppo osé, però questo blu che va ad arricchire la plancia, guardate un po' che bella, e secondo me è meraviglioso. Avete sentito? Mi faccio risentire. Avete sentito che rumore fa la porta? È bellissimo perché l'aggancio ovviamente è
eccolo qui, è di quelli belli cattivi, belli forti, ma soprattutto la porta, esattamente come nella vecchia generazione, è montata sulle cerniere esterne, anche il cofano è montato sulla cerniera esterna. Peccato, a differenza del Wrangler, il vetro non va giù, perché questa vettura, sì è vero, viene fornita anche ai militari, esiste la versione militare di questa vettura, l'ho appena vista anche tra l'altro in linea di montaggio a Graz, però non nasce come la Jeep Willys per essere un veicolo militare. Veicoli militari, quando dovete scappare nel bosco per non farvi vedere dall'alto degli aerei, buttate giù il vetro, lo coprite e non vi vede più nessuno, perché la vettura teoricamente non fa riflesso con la vernice opaca che monta. Prima di farvi vedere però come è fatta dentro, mi stavo quasi dimenticando, vi faccio vedere dietro, ovvero anche qui il portellone, come vedete si apre perché è accenderato sulla sinistra, quindi non si apre col tipico movimento verso l'alto, ma si apre verso da destra verso sinistra. In più abbiamo un bel bagagliaio, direi che è bello dimensionato. Ovviamente la meccanica occupa parecchio spazio all'interno del vano, però di fatto si riesce ad avere un volume sicuramente interessante anche per l'utilizzo in famiglia. Sotto non si apre, però ci sono i ganci di ritenuta, questo è un tappettino, diciamo, di quelli plastici, quindi sono lavabili anche con la lancia, e poi c'è il frazionamento 60-40. Richiudo. Devo dire che anche dietro, perché questa macchina ha un look che ricorda quello del modello del 79 che là in fondo, ma è completamente differente. E tra l'altro anche la penultima generazione sembra questa, ma non è. Tiro un po' avanti il sedile perché questo è troppo indietro in questo momento. Anzi, prima partiamo da davanti, vi faccio vedere come si sta. Eccolo qui, accendo il motore. Doppio display da 12 pollici. Non c'è l'MBUX. E tra l'altro il display è stato pensato anche per essere protetto dalla polvere e essere anche protetto dall'acqua, quindi teoricamente se si bagna non dovrebbe succedere niente. Non vorrei provare a vedere se succede qualcosa, però teoricamente questo interno è stato pensato anche per quello, perché ve lo ricordo, è un vero fuoristrada. Molto bella la fibra di carbonio, anzi la finta fibra di carbonio qui, perché è un elemento plastico che però ha una trama che ricorda la fibra di carbonio. E poi vi faccio notare anche qui sotto, guardate un po' che finitura pazzesca di questa versione, che si chiama Stronger Than Time. Andiamo a sederci dietro, adesso mi sono regolato il sedile sulla mia posizione, salgo, è un po' alto, bisogna farci un po' l'abitudine a salire. Abbiamo il nostro display multimediale, in più abbiamo la possibilità di andare a ricaricare in wireless i nostri cellulari davanti, mentre qui abbiamo la porticina USB, e poi appunto il climatizzatore con le bocchette che ricordano quelle della normale gamma Mercedes. Qui sotto c'è un po' di spazio, eccolo lì, con appunto la ricarica wireless del cellulare più due porte USB. Eccolo lì, è un bel litraggio. Devo dire che anche da qui si percepisce, direi in modo notevole, la differenza tra questa generazione e quella del passato, soprattutto a livello interno direi che c'è una differenza veramente notevole, e anche ovviamente a livello di personalizzazione direi che questa versione Stronger Than Time già di serie viene fornita con tutto quello che serve per essere bella, sicuramente con il livello di personalizzazione che si può raggiungere può essere ancora più bella. Devo dire che questi occhietti così mi piacciono, fanno simpatia, però prima di dire che è veramente simpatica andiamo su strada, andiamo a vedere cosa è cambiato. Ed eccoci al volante della Mercedes Classe G 400D, ovvero motore diesel 3000 di cilindrata, 6 cilindri in linea, 700 Nm di coppia massima, disponibili già a 1200 giri. Un motore praticamente perfetto per una macchina di questo genere, perché ha tanta coppia già ai bassi regimi, e ben s'abbina al cambio 9 G-Tronic, che ovviamente porta con sé le ridotte, ma porta con sé anche una ottima fluidità di funzionamento, esattamente come il motore 6 cilindri in linea, che non vibra ma soprattutto è molto silenzioso. Lo sentite? Che veramente si sente poco, e questa è una delle grosse differenze di questa classe G rispetto al passato, perché l'aspetto stradale di questa macchina è notevolmente evoluto rispetto a quello del modello precedente. È molto più comoda, molto più facile da guidare, lo sterzo è molto più diretto, le sospensioni lavorano molto meglio, e questo permette di avere molta più sicurezza su strada. Lavora bene quando siamo in appoggio, certo si sente che rolla perché la vettura è molto alta, infatti le sponde del sedile tendono a compensare alzandosi quello che è il movimento della vettura, però non dà l'idea di essere una nave, mettiamola così, ma dà l'idea di essere un vero fuoristrada che però è in grado di marciare molto bene anche in situazioni come questa strada che stiamo percorrendo in questo momento, con delle belle curve in appoggio da percorrere 60, 70, 80 km/h. Volendo anche in autostrada funziona bene, perché fa 210 km/h, accelera da 0 a 100 in 6 secondi e 4.
le prestazioni ci sono tutte. È una vettura che riesce ad offrire una buona natura autostradale, riesce ad offrire un ottimo comportamento tra le curve, sempre ovviamente nel contesto di vettura fuori strada, portando tutta quella che è la qualità e il comfort di bordo di una classe S nel contesto del mondo del fuoristrada. Quindi tutto quello che si poteva fare in passato appunto in off-road è stato amplificato anche nelle fasi stradali, e come vedete ad esempio anche in questa curva qui, guardate, vado ad appoggiarla e la vettura si guida benissimo. Prima avrei dovuto dare qualche grado di sterzo in più di sicuro per percorrere una curva di questo genere. In questo caso certo lo sterzo non è quello di una AMG GT, però di fatto ci vuole molto meno angolo rispetto al passato, per cui dà l'idea di essere veramente un'altra macchina. Guardate un po', un'altra macchina con prestazioni decisamente migliori. Guarda qui anche come appoggia, vedi? Appoggia bene, si guida bene, è soprattutto molto silenziosa ed è molto ben assistita da tutta quella che è l'elettronica, perché abbiamo il cruise control adattivo, abbiamo il controllo del lane assist, abbiamo la possibilità di andare per intenderci anche a vivere molto meglio l'abitacolo. Il sedile si riscalda, si può anche ventilare, si può riscaldare la corona del volante, si possono attivare un sacco di funzioni che permettono a questa macchina di essere molto più confortevole appunto rispetto al modello precedente, che già di per sé comunque era un'altra cosa. Già si vede una grossa differenza anche da fermo, non occorrerebbe nemmeno provarla, vi accorgereste subito della differenza tra un modello e l'altro semplicemente salendoci a bordo, un po' perché i materiali, il design della plancia sono molto cambiati, ma anche a livello di strumentazione multimediale è tutta un'altra cosa, perché prima c'era lo schermo del comando online da 8 pollici qui al centro montato a sbalzo, adesso abbiamo due belli schermoni da 12 pollici qui davanti, uno per la strumentazione che è tutta personalizzabile sulla base appunto degli ultimi stili Mercedes, mentre a destra abbiamo tutto il sistema multimediale che non è l'MBUX. Ecco, forse questo è l'unico difetto secondo me di questa macchina, visto e considerato che l'hanno fatta nuova, forse potevano portarci dentro direttamente l'MBUX, non l'hanno fatto, sono scelte industriali, probabilmente magari arriverà al restyling tra qualche anno, però di fatto ci si porta a casa un comando online che è già connesso in rete, ha un sacco di funzionalità, ci si può connettere con il vostro sistema di con il vostro telefono di ultima generazione, si può ascoltare la musica in streaming, insomma si possono fare tante cose con questo sistema, ma ovviamente manca l'attivazione vocale smart che è tipica delle Mercedes di nuova generazione, in particolar modo delle piccole, per cui c'è questa sorta di cambio a livello industriale, sta coinvolgendo tutta la gamma, ma la classe G non è ancora entrata all'interno di questa nuova famiglia di sistemi multimediali, lo farà più avanti. Però l'altra cosa che devo dirvi è che a tutto questo comfort, a tutta questa nuova guidabilità, a questo motore che affianca il 350 offrendo quel quid di potenza in più che forse serviva, viene proposto anche questo nuovo allestimento che si chiama Stronger Than Time, faccio anche fatica a dirlo, ma in realtà è figo perché riprende il concetto del più forte del tempo, che è quello con cui è stata lanciata anche questa nuova classe G, ovvero porta con sé tutta una serie di allestimenti, di personalizzazioni che vanno a ad arricchire ancora di più quello che è un interno già comunque ben fatto da un punto di vista di stile, portando ancora più vicino le classe G alla classe S, mettiamola così. Quindi se volete avere tutto il lusso possibile immaginabile, però con tutto il fuoristrada possibile immaginabile, questa classe G fa sicuramente al caso vostro. Anzi, sapete cosa facciamo? Andiamo in off-road, andiamo a vedere se il fuoristrada che fa veramente al caso vostro o meno. Andiamo. Vedere perché sono davvero salito e sceso da qui, non ci credo, è incredibile, pazzesco, più che altro per le inclinazioni, perché il terreno per carità è tutto zgrinato, per cui comunque riesce a salire e scendere. Di fatto non avevamo gommatura particolare, avevamo l'MPUS che viene proposto di serie. Si riescono a fare delle cose incredibili per una macchina che ha dimensioni pazzesche, quindi 4,80 m e alto 1,90 m e largo 1,95 m, insomma è un bel cubotto di ferro, simpatico nel look, bello. Ha questi occhioni davanti che fanno simpatia, però poi quando andiamo a fare sul serio in off-road, guarda che roba, guarda sti panettoni che abbiamo affrontato prima, saranno, sono alti un metro credo, guarda che roba, sì, saranno alti un metro, 80 centimetri, comunque tanta roba per una vettura che comunque è anche pesante, ingombrante, con tanta tecnologia a bordo,
con un cambio automatico 9 rapporti, con comfort, con tutto quello che serve per essere considerata veramente una ammiraglia, ma con qualità fuoristradistiche direi notevoli. Non ho ancora il prezzo della 400D, il listino della classe G parte da circa 100.000 euro. Posso immaginare che la 400D in questo allestimento molto fico, che si chiama Stronger Than Time, possa costare 130.000 euro circa. Io scommetto che più o meno la cifra è quella. Grande, grandissima classe G, una macchina che mi è sempre piaciuta sin dall'origine, è bellissima, è stata molto bella anche la generazione, diciamo, che è arrivata fino al 2017, ma questa qui è veramente un'altra cosa, soprattutto nelle varianti AMG per strada sono bellissime da guidare. L'ho appena guidata una, è bellissima, è molto bella da guidare la 400, che aggiunge quel quid di potenza in più rispetto alla 350, quel quid di potenza di coppia che la rende direi molto speciale. Eccoci qui, direi di concludere, di salutarvi, con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it, e vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, sempre di più, sono contento perché le statistiche sono sempre di più, e quindi niente, vi ringrazio e vi voglio bene, ciao!